Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti a questa nuova settimana in nostra compagnia, siamo in diretta come tutti i pomeriggi dallo studio 10 di Via Teulada. Oggi pomeriggio a Gheo in Gheo vi mostreremo in diretta la lavorazione artigianale del vetro di Murano per fare delle preziose, bellissime perle di vetro. Ma prima voglio salutare i ragazzi che sono con noi questo pomeriggio, sono gli studenti e i professori dell'Istituto Comprensivo di Fiano Romano in provincia di Roma. Eccoli qua. Spero che vi divertiate con noi questo pomeriggio. Vi presento i nostri esperti allora, che sono già in redazione, già al telefono con voi. E incontriamo oggi pomeriggio il nostro entomologo, il professor Enrico Stella. Bentornato. Grazie, Enrico. Buon pomeriggio. Oggi parleremo insieme a te di insetti che spesso non possiamo fare a meno di associare al pericolo, che in passato sono stati anche considerati una maledizione, cioè parleremo delle cavallette. Delle cavallette. Ma sono davvero così devastanti e aggressive come quelle della Bibbia? Ma vedi Sveva, dipende dalla fase in cui si trovano, perché ci sono due fasi, una solitaria e una gregaria. Qui generalmente in città, dobbiamo dire, abbiamo la cavalletta egiziana, che è la più grossa cavalletta che ci sia in Italia, misura quasi 7 centimetri e in pratica è assolutamente innocua. Io so che tu ce l'hai anche in terrazza e che molto spesso, spesso la salvi dalle grinfie dei tuoi gatti. E comunque questa cavalletta non è aggressiva se non si aggrega, mi pare di capire. Sì, ma non si aggrega mai, questa non si aggrega mai. Comunque abbiamo delle cavallette più piccole che di tanto in tanto si aggregano e sono esattamente la cosiddetta cavalletta crociata, che misura appena 3-4 centimetri, e il calliptamo o grillastro italiano, che misura appena 3 centimetri. Va bene, parleremo anche di queste cavallette che sono arrivate dal Nord Africa anche la scorsa estate, io mi ricordo, sui campi del Sud Italia. Ne parleremo più tardi con il professor Stella, al quale potete rivolgervi in diretta fin da adesso al numero verde 800 550 710. E dai serpenti passiamo alle cavallette questo pomeriggio, siamo in compagnia del nostro entomologo, il professor Enrico Stella, bentornato tra di noi, che ci ha portato proprio le locuste della Bibbia, vero? Sì, sono le locuste del deserto, che si pensa che siano quelle che fecero la famosa invasione chiamata l'ottava piaga d'Egitto. L'ottava piaga d'Egitto. E che caratteristiche hanno queste che ci hai portato in studio? Queste anzitutto sono giovani e quindi ancora non hanno messo le ali, perché la cavalletta compie una metamorfosi che non è una metamorfosi come la farfalla, cioè dalla farfalla c'è una larva che è completamente diversa, invece la cavalletta nasce dall'uovo già simile, come una cavallettina in miniatura, solo che non ha le ali. Le ali le mette con l'ultima muta. Ecco perché schematicamente c'è questa cavalletta ritagliata, sì, in cui vediamo le ali superiori che sono un po' sclerificate, sono pergamenacee e si piegano su quelle inferiori. Quelle inferiori, che sono le ali proprio per il volo, le vere ali, sono pieghettate al ventaglio e qui si vede molto chiaramente. Ecco, le cavallette che ci hai portato sono all'inizio, proprio in prossimità della loro ultima muta? Sono, esatto. Infatti si possono vedere che hanno delle alucce piccole. Sì, gli astucci delle ali, le cosiddette pteroteche in termine scientifico, e fra qualche giorno si trasformeranno in cavallette alate adulte. Ecco, queste sono quelle africane, non sono le nostrane. Quelle che abitano dalle nostre parti, quali sono? Quelle nostrane, no, teniamo presente che anche noi abbiamo delle cavallette grandi, come accennavo prima, ma non pericolose. È la cosiddetta cavalletta egiziana, che però
con l'Egitto ha poco a che fare, vive in tutta la zona del Mediterraneo. Ed è quella che noi troviamo spesso nei nostri terrazzi, nei giardini. È quella che tu trovi nel tuo terrazzo e che i tuoi gatti inseguono. Ecco. Ed è color nocciola, ed è lunga quasi 7 centimetri, ed è assolutamente innocua. Innocua. Perché non assume mai la fase gregaria. La fase gregaria cos'è esattamente? La fase gregaria è questo, che non si sa ancora. Ci sono molti fattori meteorologici, microclimatici, alimentari, può essere l'abbondanza di alimento, ci sono dei fattori ormonali che a un certo momento, mentre le cavallette di solito sono in fase solitaria e quindi dopo la nascita si disperdono, ognuno se ne va per conto suo e quindi i danni sono limitati, certo. A un certo momento invece cominciano a moltiplicarsi in un modo eccezionale. Si uniscono tra di loro e creano uno sciame. Si uniscono tra loro, quando sono piccole vanno a cercare. Ecco, qui abbiamo appunto delle cavallette in fase gregaria che formano la cosiddetta torre d'amore. Perché torre d'amore? In realtà, ma si stanno accoppiando? In realtà sono dei tentativi di accoppiamento. Ah, ma queste possono arrivare a 5, 6, 7 e poi a un certo momento cadono. Cadono, no, le ultime cadono. Perché è abbastanza complicato, professore. Questa è una mia fotografia abbastanza ben riuscita di un allevamento. Ecco, quindi ci sono dei fattori che spesso spingono le cavallette a riunirsi in sciami molto numerosi, grandi, e a quel punto diventano devastanti. E allora diventano devastanti nel loro impatto. Perché questi sciami, tra l'altro, volano a una certa velocità, si possono compiere centinaia di chilometri. Nell'88, per esempio, proprio questa cavalletta giunse in Italia. Questa africana, dal Nord Africa, giunse in Italia. Ma la scorsa estate in Italia che cosa giunse? Sono arrivate altre cavallette più piccole. Però quella che destò una certa preoccupazione, che poi era una preoccupazione infondata, fu questa. In realtà morirono di freddo perché caddero in mare vicino alla costa. Alcune riuscirono ad arrampicarsi, ma poi furono, siccome erano indebolite, c'erano tanti animali, rettili, mammiferi, eccetera, che le fecero fuori. Professor Stella, grazie, non siamo riusciti a dir tutto su questi animali, però magari ci ritorneremo nel corso delle prossime puntate. Volevo salutare, oltre a lei, gli studenti, i professori dell'Istituto Comprensivo di Fiano Romano in provincia di Roma, che sono stati con noi questo pomeriggio, ma anche gli amici della Confartigianato, le signore da Murano che ci hanno fatto vedere le loro magnifiche perle di vetro. Ci vediamo domani alle 17, ciao a tutti! Benvenuti nello studio 10 di Via Teolada per una nuova puntata di Gheo in Gheo. Tutto pronto qui per parlarvi delle frodi alimentari, vedremo come si svolge il lavoro dei NAS e scopriremo anche alcuni metodi per difenderci dalle frodi alimentari. Questo tra pochissimo, prima voglio salutare i ragazzi che sono venuti a trovarci questo pomeriggio, sono gli studenti e i professori dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Leonardo Da Vinci di Frosinone. Benvenuti con noi, spero che sarà istruttiva questa esperienza in televisione. Adesso vi presento i nostri esperti che sono già al telefono con voi nella nostra redazione. Troviamo l'entomologo Enrico Stella, col quale oggi pomeriggio riprenderemo il discorso sulle cavallette. Buon pomeriggio, Sveva. Buon pomeriggio, Enrico, come stai? Non c'è male, grazie. Che cosa ci hai portato oggi? Abbiamo portato le cavallette trasformate, quindi con le ali, e qualcuna, per fare il confronto con quelle della volta scorsa, ancora allo stato, diciamo, di ninfa. Quindi proseguiremo il discorso su questo animale che dicevamo che preso singolarmente non fa nessun danno, invece quando si aggrega, no? Grandi numeri diventa pericoloso per le colture. Però parleremo di cose molto interessanti, nel senso che per esempio diremo che sono stati le prime cavallette arcaiche, addirittura nel Giurassico, a inventare gli strumenti ad arco come il violino. Ah,
Ah, bene, molto interessante. Quindi ne scopriremo delle belle con il professor Stella, al quale potete rivolgervi fin da ora al numero verde 800 550 710. Bene, eccoci ritrovati in studio, siamo in compagnia del nostro entomologo, il professor Enrico Stella, con il quale proseguiremo il nostro discorso sulle cavallette. Allora Enrico, l'altra volta tu ci hai portato delle cavallette africane, quindi non sono la specie che comunemente si trova da noi, assolutamente tutt'altro, no. E ce l'hai portata in uno stadio di crescita, ancora bambine, diciamo. Ecco, erano come quelle. Come queste che abbiamo al centro del nostro tavolo. Ecco, e che stadio sono queste della loro crescita? Queste sono lo stadio che si chiama di ninfa, cioè il penultimo stadio, devono compiere una muta, cambiano pelle, qui abbiamo appunto le pellicine, ne abbiamo una completa in cui si vedono le alucce, le zampe. Ecco, tienila lì che adesso ci arriva bene la telecamera, sì. Te la inquadra da vicino. Quindi loro fanno una muta, si spogliano della loro pelle vecchia, tutta, compreso le zampe, tutto quanto. Tutto, cambiano tutto, perfino le antenne. Perfino le antenne? Perfino, diciamo, la pelle che sta sull'antenna. Ecco. E a quel punto si... Anche le corna, vero? Anche gli occhi? Tutto, anche gli occhi. Anche gli occhi. Cambiano tutto. Dopodiché... E diventano alate... Qui abbiamo una teca piena di alate, quelle praticamente dalla settimana scorsa sono diventate tutte adulte. Quando mettono le ali sono adulte e poi dopo, dipende dalla temperatura eccetera, dopo 10-15 giorni raggiungono la maturità sessuale e sono pronte per la riproduzione. Quindi sono pronte a migrare, a riprodursi? Sì, a migrare se sono, diciamo, gregarie. Queste sono gregarie, infatti stanno tutte insieme. Queste sono quelle della Bibbia, sono le cavallette bibliche, sono devastazioni si pensa delle piaghe d'Egitto. Si pensa che siano la famosa ottava piaga d'Egitto. Ecco, io una cosa che non ho mai capito, Enrico, è questa. Se il loro involucro è rigido, come fanno a crescere dentro? Certo, c'è un momento in cui loro si tolgono la loro corazza, però prima sono già cresciute o no? Sì, c'è una certa elasticità esiste, per cui crescono fino a un certo punto, dopodiché sono costrette a cambiare pelle. E quindi le mute possono essere 5, 6, a seconda delle specie, c'è un certo numero di mute attraverso... Allora, dicevamo che diventano alate. Noi abbiamo qui... una riproduzione di ali di cavallette colorate. Io non colorate, sapevo che ci fossero le ali colorate. Perché mentre queste hanno le ali trasparenti, diafane, in molti casi le ali inferiori che sono nascoste da quelle superiori, che sono le cosiddette tegmine sclerificate, al di sotto ci possono essere delle ali diafane oppure colorate. Guardate che bei colori. E a che cosa servono queste ali colorate? Diciamo che la bellezza della natura, a che servono i colori nelle cavallette, tant'è vero che li mostrano pochissimo e noi vediamo un lampo di luce quando volano e poi non riusciamo a vederle quando stanno a terra perché chiudono le ali e non si fanno vedere. Si mimetizzano con le pietre. Ecco, il momento della riproduzione per una cavalletta è un momento delicato, vero? Certo, è il momento, diciamo, più difficile per la cavalletta. Innanzitutto c'è il corteggiamento e il corteggiamento è interessantissimo perché ci sono delle cavallette che emettono dei suoni, delle stridulazioni e questi suoni vengono prodotti dallo sfregamento. Non tutte le cavallette sono capaci di emettere suoni. Quelle che sono capaci di emettere suoni hanno qui, in questa zona, diciamo, della zampa, del femore, sì, hanno una serie di dentelli che vanno a sfregare contro una nervatura più robusta dell'ala. E allora avviene quello che avviene con l'archetto del violino e la corda, praticamente. Quindi per questo io dicevo... Hanno inventato, perché i primi ensiferi, le prime cavallette risalgono al periodo giurassico, quindi 200 milioni di anni fa. Già suonavano. Ecco, questo serve ad attirare le femmine? Serve ad attirare le femmine, ad affermare il possesso di un territorio, ma soprattutto ad attirare le femmine. Ecco, cosa stiamo vedendo adesso? Ecco, qui vediamo un accoppiamento proprio di questa specie. Il maschio maturo diventa giallognolo. Assume questa colorazione giallognola.
Mentre la femmina invece rimane rimane più chiara, sì, ecco. Rimane più chiara. Perché è un momento delicato il momento della riproduzione? Perché le femmine devono deporre sottoterra. Allora noi cosa facciamo in laboratorio? Prepariamo, questo sarebbe il fondo della gabbia in cui io faccio l'allevamento. Prepariamo un doppio fondo in cui introduciamo questi tubi pieni di sabbia umida. Ecco, il tubo si introduce facilmente, la femmina comincia a tastare con l'addome, quando è pronta, comincia a tastare con l'addome per terra finché non trova il buco e il suo addome si allunga per una pressione interna dell'aria, può allungarsi, noi abbiamo detto il corpo della cavalletta è rigido, però ci sono le membrane tra segmento e segmento che sono elastiche. Quindi può allungarsi, scavare nella sabbia. Scava nella sabbia con delle lamine che ha nell'ovopositore, è fatto appunto con delle lamine potentissime che possono scavare anche in terreni compatti, l'addome si allunga, addirittura può arrivare al triplo della propria lunghezza. E esce un liquido, le uova praticamente escono insieme a un liquido che ingloba delle bollicine d'aria e delle bollicine di terra. Le stiamo vedendo in questo momento, ecco, sì, dentro quel contenitore noi vediamo proprio la traccia e vediamo questi cannelli fatti da questa sostanza. Ecco, noi dicevamo in laboratorio perché le cavallette vengono studiate molto per trovare dei metodi per tenerla a bada. Per tenerla a bada, ci sono dei centri antilocuste che studiano continuamente questo problema. Ecco, dopo quanto si schiudono le uova? Le uova di solito schiudono dopo una quindicina di giorni se la temperatura è intorno ai 30 gradi, almeno in questa specie qui. Bene, davvero un animale affascinante, grazie al professor Stella di averci raccontato una parte della vita delle cavallette. E adesso io vorrei salutare i carabinieri del NAS, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che oggi sono stati con noi e ci hanno parlato delle frodi alimentari. Vorrei salutare i ragazzi di Frosinone, dell'Istituto Tecnico Statale Leonardo da Vinci, che sono stati con noi. Io vi lascio alle notizie del telegiornale, vi do appuntamento a domani alle 17, sempre su questa rete. Ciao a tutti quanti.